Conviene installare i pannelli solari sul tetto di casa nostra? È la domanda che ci siamo posti più di una volta nel corso degli ultimi decenni. Dipende, è stata la risposta più frequente. Voglio riformularvi questa domanda. Conviene ancora nel 2023? Secondo me sì. E subito dopo la sigla vi spiegherò il perché. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Partiamo da una semplice assunzione. Esistono due fonti per produrre energia, le fonti fossili e le fonti rinnovabili, tra le quali si sfrutta l'energia solare. Perché si parla sempre di più di fonti rinnovabili? Essenzialmente i motivi sono due. Il primo, perché le fonti fossili si stanno esaurendo, quindi l'uomo, per continuare la vita sulla Terra, deve trovare un'alternativa. Il secondo motivo, non meno importante del primo, è che le fonti fossili sono altamente inquinabili. La CO2 che è stata emessa nel corso degli ultimi 200 anni è qualcosa di pauroso, ok? Ma non è che ce ne importa. Ce ne importa sì, perché questo ha causato un cambiamento climatico che si evince nell'alzamento della temperatura del pianeta Terra e nel cambiamento, nella mutazione del clima. Tutti noi abbiamo impressa nella nostra mente le immagini di quanto sta avvenendo in Emilia-Romagna. Beh, sì, questo è il cambiamento climatico spiegato in pochissime parole. Quindi dobbiamo metterci mano. È ora di cercare di arginare il problema. Appunto, il sole ci riscalda ogni giorno. Il sole è la nostra fonte di luce primaria. Tutti abbiamo almeno una volta nella vita preso del sole per 10 minuti e provato una sensazione di estremo calore. Come possiamo sfruttare l'energia del sole, o meglio, la luce del sole per produrre energia? Esistono essenzialmente due modi. Uno, possiamo sfruttare quella luce e farla diventare energia termica, quindi riscaldare la nostra acqua attraverso i pannelli solari termici. E la seconda tipologia è quella di creare dell'energia elettrica con il sole attraverso i pannelli solari fotovoltaici. E su questi concentreremo la nostra analisi su questo video. Ma prima iscrivetevi su questo canale se non l'avete ancora fatto. Più del 90% di voi che guarda i miei video non è iscritto a questo canale. Che vi ho fatto di male? Dai, è solamente un click. Torniamo a noi. Quanto costa mettere i pannelli solari sul tetto di casa nostra? Tanto, tantissimo fino a qualche anno fa. Perché? Perché appunto questa tecnologia è una tecnologia che va avanti sin dal dopoguerra. Sin da 70 anni fa si parlava di pannelli solari. Nel corso degli anni, con l'evoluzione della tecnologia, è stato reso più economico l'introduzione di questo, ma sino a 10 anni fa mettere 3 kW, quindi il fabbisogno di una famiglia italiana normalissima. Il contratto che abbiamo quasi tutti con l'Enel è quello da 3 kW, costava circa 20-25 mila euro, più tutti i costi di manutenzione, i costi di installazione, quindi una cifra davvero elevata per ogni famiglia, una cifra che difficilmente si sarebbe potuta recuperare nel corso della vita dei pannelli solari, vita che era lunga, ma non lunghissima come oggi. Quanto costa oggi? Molto di meno. Perché? Perché la tecnologia sta avanzando, perché sempre più paesi e produttori stanno cercando di mettere occhio su questo business, stanno cercando di mo no, monopolizzarlo, scusate. E tra questi abbiamo in primis la Cina. Nel corso dell'ultimo lustro il costo di pannelli solari sta diminuendo tantissimo. Il costo per produrre un kilowatt di energia varia dai 1.500 ai 3.500 euro. Quindi per avere i nostri 3 kilowatt dobbiamo andare a spendere tra i 4.500 e i 10.500 euro. Fare un investimento che varia dai 5.000 agli 8.000 euro è un investimento sostenibile per le famiglie italiane e tra qualche minuto vi spiegherò perché ci sono importanti incentivi da parte dello Stato per farlo. Perché è così importante avere i pannelli solari sul tetto di casa nostra? Perché possiamo provvedere al nostro fabbisogno da soli. L'Italia è uno dei paesi europei con più luce solare ogni anno. Però quando sfruttiamo l'energia del sole, sostanzialmente nelle prime ore della mattina, quando ci prepariamo per andare al lavoro, quando facciamo colazione, e la sera, quando appunto torniamo da lavoro, ma quando abbiamo l'energia solare? Durante tutto il corso del giorno. Quindi in quelle ore, quando abbiamo la più alta, appunto, luce solare, il nostro pannello produrrà più energia di quanta ce ne serve. E noi che cosa ci facciamo con quell'energia? Andrà dispersa se non la utilizziamo. Abbiamo due modi per ovviare a questo problema. Uno, accumularla. Sì, abbiamo delle batterie che ci permettono di accumulare l'energia.
e quindi utilizzarla per esempio la sera quando abbiamo più bisogno di quell'energia o la mattina presto, quindi saremmo in grado di provvedere all'80% del nostro consumo. Pensate un po' che sconto avremmo nella nostra bolletta elettrica. Ancora, la possiamo dare all'Enel attraverso un contratto con GSE, che è possibile farlo. E da una durata di un anno, che si rinnova decisamente ogni anno, possiamo appunto immetterla nel sistema nazionale e quindi avere dei risparmi. Una volta fatto il conteggio, ogni 6 mesi o una volta l'anno, ora non ricordo, possiamo andare appunto a bilanciare tutto ciò tra quella che abbiamo dato a loro e quella che ci siamo presi dalla rete nazionale, che rimane sempre collegata attraverso il nostro contatore, perché noi, quando abbiamo bisogno di energia e non ce la dà il nostro pannello, appunto la prendiamo dal sistema nazionale. Quindi siamo tutti d'accordo che ci permette di utilizzare meno energia dal sistema nazionale e quindi siamo tutti d'accordo che abbiamo degli sconti, però dobbiamo andare a fare i conti. Conviene o no mettere questi pannelli solari sul tetto di casa nostra? Sappiamo tutti che abbiamo un investimento che varia dai 5-7 mila, insomma, aumentiamo, andiamo ai 10 mila, è il massimo. Abbiamo il miglior pannello, assolutamente. Il prezzo varia in base alla qualità del pannello, alla tipologia del pannello che scegliamo. Abbiamo il miglior pannello, 10 mila euro. Abbiamo fatto questa spesa. A questo dobbiamo aggiungerci dai 100 ai 300 euro, che sono la manutenzione di cui questi pannelli necessitano ogni anno. Quanto dura un pannello solare? Con quelli di ultima generazione si è arrivati ad una durata che supera i 30 anni di vita. Quindi quanto rientro io del mio investimento? Ci vogliono circa 5-7 anni per rientrare nel nostro investimento. E perché? Perché attraverso appunto la produzione di energia che io ho sul tetto di casa mia, per l'80% la utilizzo per il mio fabbisogno, ma per il restante 20, 10, 5% dipende dalle mie abitudini di consumo. Io la vendo al sistema elettrico nazionale e quindi recupero dei soldi, la mia bolletta si azzera e inizio a guadagnare. E quanto guadagno? Questa è la domanda delle domande. Ci sono diverse stime online. Le stime più veritiere vanno dai 300-500 euro all'anno sino ai 1000 euro all'anno. La risposta è come sempre: dipende, appunto, dipende dalle nostre abitudini, dipende da quanta energia consumiamo, dipende da quanta energia sono in grado di produrre i nostri pannelli. Però risparmiare anche la cifra minima, 500 euro all'anno, per 30 anni, immaginate un po' che risparmio avremmo. Avremmo circa 5.000 euro ogni 10 anni, quindi 15.000 euro. Nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi avremmo circa 30.000 euro. Quindi immaginate un po', siamo in grado di assolutamente ripagare il nostro investimento e di guadagnarci nel corso degli anni, azzerare la nostra bolletta elettrica. È una situazione win-win, tutti vincono. Non più di qualche minuto fa vi ho detto che ci vuole un investimento che varia dai 5.000 ai 10.000 euro massimo per l'installazione dei pannelli solari sul nostro tetto. Ciò che non vi ho detto sono gli incentivi che lo Stato sta mettendo in atto per cercare di incoraggiare la gente e la popolazione a farlo. Abbiamo il bonus fotovoltaico 2023 che ci permette di recuperare i soldi per l'installazione dei pannelli solari. Ancora, abbiamo il bonus ristrutturazione che ci permette di recuperare il 50% del costo dei pannelli solari e lì ce li dà in detrazione, non in una tantum, attenzione, ce li dà in 10 rate una volta l'anno. Ancora abbiamo il super bonus 90% che ci fa recuperare la spesa, il 90% della spesa per i pannelli solari in 5 rate, ogni rata una volta l'anno. Quindi capite bene come l'investimento iniziale sia molto agevolato grazie allo Stato e quindi potremmo guadagnare prima. Per rientrare dal nostro investimento non avremo più bisogno da 5, 6, 7 anni, ma magari 3, 4 anni. Alla luce di tutto ciò, torno a ripetervi che sì, l'introduzione dei pannelli solari per me è un'ottima cosa, installarli sui nostri tetti è assolutamente vantaggioso. Gli svantaggi sono molto minori rispetto ai vantaggi. Ci permettono innanzitutto di avere dei risparmi finanziari, ci permettono di ottenere un guadagno piccolo, ma nel corso del tempo ci permette di avere un'entrata importante, un risparmio in bolletta anche. Due, ci permettono di dare il nostro contributo a ciò che avviene nel nostro pianeta. Ok, se metto i pannelli solari a casa mia è ininfluente, le catastrofi che stanno succedendo continueranno a farlo, ma se lo facciamo tutti, forse qualcosa può davvero cambiare.
e le immagini che vediamo in Emilia-Romagna possono essere un brutto, brutto ricordo. Ai posteri larga sentenza, scrisse qualcuno più saggio di me tanti anni fa. Siamo davvero giunti alla conclusione del video, ragazzi. Fatemi sapere voi che ne pensate dell'introduzione dei pannelli solari. È davvero giunto il momento per fare questo switch. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao ragazzi!